I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Pepe Vacca Collectibles con un nuovo video unboxing. Oggi qui con me ho un Outtoys, come al solito, in scala 1 a 6, la TMS 087. Sto parlando di Crosshair, quindi il terzo membro rilasciato fino adesso per il mercato europeo, almeno, della Bad Batch. Non vedo l'ora di completare questo team, ormai mancano soltanto altri due membri. Wrecker è già stato rilasciato in America e in Asia, quindi sarà questione di mesi purché arrivi anche da noi. E poi mancherà solo Tech. Non perdiamo altro tempo, adesso ragazzi andiamo subito a scoprirlo insieme. Ecco qui come sempre la scatola, classica scatola tema Star Wars da parte di Hot Toys, niente di particolare, illustrazione del nostro Crosshair con il casco nella parte frontale, logo di Star Wars, e nella parte bassa invece il codice TMS 087 Crosshair, e qui lo vediamo invece con l'head sculpt senza casco. Parte laterale priva di illustrazione, a parte la parte invece sinistra in cui vediamo il nostro Crosshair con il suo amato fucile da cecchino, e nella parte posteriore invece solite avvertenze e raccomandazioni. Andiamo quindi ad unboxare la nostra figure e come al solito troviamo l'illustrazione più bella. Infatti non mi spiego questa cosa, perché Hot Toys continua a mettere la sua illustrazione migliore non fuori dalla scatola, nella parte esterna che è quella più visibile, piuttosto che in questa interna. Comunque molto molto figa, con questo sfondo appunto in cui possiamo intravedere il casco di Crosshair e il nostro personaggio appunto durante un'azione di battaglia, insomma. Molto bella questa illustrazione. Andiamo a rimuovere la cover con delicatezza, come al solito, e qui troviamo il nostro blister, che rimuoviamo così da non infastidirvi per quanto riguarda il riflesso, e andiamo a vedere subito che cosa riserva il nostro Crosshair. Allora, come possiamo vedere, qui abbiamo alcune mani come accessori e diversi altri accessori da esaminare insieme. Il nostro Crosshair possiamo vederlo qui, mi sembra in splendida forma, molto leggera la figure, quindi non molto denso il materiale che compone l'armatura, però lo andremo a vedere poi in seguito. Adesso lo mettiamo da parte, tiriamo fuori gli accessori e come al solito li esaminiamo insieme. Ed eccoli unboxati, i soliti accessori in dotazione con i membri della Bad Batch e con i cloni in generale per quanto riguarda Star Wars, e cominciamo come sempre dalla nostra basetta, che troviamo con il classico pattern, diciamo stile impero, ma la possibilità di applicare questo adesivo, comunque questa base, con il classico, la classica texture ruvida, nera, e il logo The Bad Batch in rosso con il simbolo appunto del casco di Crosshair. Stessa cosa che abbiamo visto con gli altri membri della Bad Batch, che a me sinceramente piace tantissimo. Davanti ovviamente la classica targhetta con il logo di Star Wars e il nome di Crosshair, ed in dotazione con la basetta sempre il solito stick che volendo può essere utilizzato per tenere in piedi Crosshair. Andiamo adesso con la ciccia, quella vera, cominciamo con il blaster, come al solito ben dettagliato, nulla di particolare, qualche segno di usura, veramente ben realizzato.
classico blaster in dotazione ai cloni. Stessa cosa per i detonatori, uno in forma, diciamo, piena, quasi sferica, come possiamo vedere anch'esso molto dettagliato, e questa cosa mi piace tantissimo anche nella parte superiore. E poi uno alternativo, diciamo, nella sua metà, che questo può essere ad esempio messo a terra oppure addosso ad un droide, eccetera. Veramente ben realizzati. Quello che non vedo è però una mano fatta apposta per impugnare i detonatori, e questa cosa non va proprio benissimo. Per quanto riguarda le mani, infatti abbiamo un altro paio di mani destre, una, diciamo, semi aperta, come possiamo vedere anche qui il dettaglio del guanto, dell'usura dell'armatura, sono in classico stile Hot Toys, quindi sempre veramente ben fatti, eccezionali. Mano destra per l'impugnatura del blaster o della pistola, tale quale ha questa sinistra. Invece per le altre due mani sinistre abbiamo questa che indica e questa invece con il classico segno distintivo di crosshair, in cui va a mimare, diciamo, di sparare con il blaster. Poi troviamo il backpack in classico stile Bad Batch, anche questo, come abbiamo visto per gli altri cloni, ben realizzato, qualche segno di usura, quindi che ha visto la guerra ovviamente. E niente, c'è questa fessura che è rivestita all'interno con un po' di spugne, appunto per non farlo rovinare, e questo servirà per andare ad allocare il fucile di crosshair, che come vedete si lega bene con un magnete e fa sì quindi che il tutto rimanga ben ancorato, e la spugna all'interno, come vedete, fa sì che non si vada a graffiare nulla. Questo ovviamente presenta il backpack un magnete anche su questo lato per poi andarlo ad attaccare alla nostra figure. Quindi altro pezzo veramente eccezionale. Visto che vi ho mostrato il fucile, vi faccio vedere quello che è il pezzo forte davvero di questi accessori. Guardate questo blaster, che ovviamente poi è il segno distintivo di Crosshair, che è lo sniper del gruppo, diciamo. Poi non vi voglio spoilerare altro perché succedono delle cose. Comunque sia, se volete recuperate la serie di The Bad Batch se non l'avete vista. Guardate comunque quanto è fatto bene questo blaster, e soprattutto quello che mi colpisce è la possibilità di personalizzazione, perché possiamo ad esempio andare a staccare questa parte per sostituirla con questa un po' più lunga, anzi questo forse probabilmente sarà una sorta di lanciagranate, e qui volendo possiamo o lasciarlo così per esempio, oppure andare a togliere questa parte terminale e per allungarla ad esempio in questo modo. E quindi già qui abbiamo una variante del fucile. Oppure ancora possiamo andare a rimuovere questo, sostituirlo nuovamente con questo, andare a togliere la parte terminale e andare a costruire praticamente quello che è lo sniper, il fucile da cecchino, che però ancora non è completo perché possiamo togliere questa sorta di coperchio per sostituirla con il visore, il mirino. Ed ecco qui il fucile da cecchino di Crosshair. Quindi veramente una buona possibilità di personalizzazione per questo fucile. Possiamo cambiarlo, possiamo sistemarlo, insomma, comporlo come vogliamo, e questa cosa è veramente piacevole. Se vogliamo vedere qualche dettaglio in più anche di questi pezzi che sono andato a sostituire, possiamo vedere il classico segno di weathering, comunque di utilizzo, di usura, davvero ben fatto, come possiamo notare anche sulla punta della canna, appunto dove si vedono i segni della combustione. Insomma, è un fucile che sicuramente ha sparato molto, quello di Crosshair.
quindi davvero felice di questa possibilità di personalizzazione del fucile. Andiamo a vedere adesso l'Headsculpt, che è, a me così a prima occhiata ha subito fatto venire in mente l'attore che interpreta The Punisher. Non so voi, ma non so se ci avevate fatto caso, ma è comunque una trasposizione scusate, una trasposizione di quello che è un personaggio, cioè Crosshair, di una serie animata, ok? Fatta in CGI. Quindi quello che abbiamo visto anche per Hunter, per Echo e che vedremo anche per gli altri membri, è una trasposizione in, diciamo, real life di quelle che potrebbero essere le sembianze di un Crosshair nella vita reale, insomma. Quindi secondo me è molto fedele, è azzeccatissima, e la somiglianza comunque con quell'attore, più lo guardo più è netta, diciamo. Allora, come vedete, questo l'ho fatto off camera prima di farlo vedere a voi, quando ho sistemato gli accessori, perché c'è la possibilità appunto di prendere questo stecchino e di inserirlo, c'è un buchino qui, ce ne sono due in dotazione con la figure, perché sono veramente molto piccoli, quindi bisogna fare attenzione, per questo che ho voluto farlo off camera, e comunque dà un tono al nostro Crosshair. Il dettaglio anche della cicatrice è importante, non so se riuscite voi a vederlo, ma la cicatrice non è semplicemente dipinta, disegnata insomma, ma è scolpita e poi dipinta all'interno. Quindi questi sono piccoli dettagli che comunque per Hot Toys fanno sempre piacere. Da notare anche la texture della pelle e della barba, diciamo fatta, però che comunque rende, cioè è visibile, e quindi tutte queste sfumature rendono il tutto ancora più vivo e più realistico. Stessa cosa per i capelli ben scolpiti che seguono l'andamento della testa. Davvero un head sculpt ben fatto, secondo me. Adesso andiamo a vedere più nel dettaglio la nostra figura, il nostro Crosshair. Cominciamo come sempre dall'head sculpt, in questo caso abbiamo quindi il casco, abbiamo già visto prima la versione senza casco. Un casco che, come tutti quelli della Bad Batch, a me piace davvero tantissimo. Specialmente questo, perché ha questa sorta di protezioni per la mandibola rivolte in avanti, davvero ben realizzate. Anche qui possiamo scorgere come al solito i dettagli del weathering, dell'utilizzo di questo casco, davvero meraviglioso. La classica striscia rossa centrale e l'iconica, diciamo, cicatrice del nostro Crosshair riportata appunto anche sul casco. Cosa interessante da vedere è che quando mettiamo giù il visore, la, diciamo, il mirino che possiamo vedere sul casco va a collimare perfettamente con la lente del visore. Quindi questi sono piccoli dettagli che comunque fanno sempre piacere, soprattutto ad un collezionista. Comunque anche qui articolazione classica della testa, davvero ben realizzata. E possiamo spostarci quindi sul resto del corpo. Come vi dicevo in apertura del video, mi sembra molto leggero, ma comunque il tutto ha una certa consistenza, cioè non sembra di avere un plasticone in mano, ma comunque risulta essere molto denso e molto compatto, il che mi fa molto piacere. Quindi andiamo ad esaminare come al solito l'armatura, sempre con i classici effetti di usura molto belli, di questo grigio tendente in alcune zone al blu, in altre al bianco. E questa parte è in pelle e anche abbastanza morbida, sembrava più rigida, invece abbastanza morbida, abbastanza... Ah, c'è anche un magnete che lo sostiene, quindi davvero bel lavoro Toys. Qui abbiamo le munizioni e nella parte posteriore il magnete dove andrà attaccato appunto il nostro backpack. Ve lo faccio vedere subito.
No, non mi sono messo al contrario, scusate. Eccolo qui. Risulta anche essere abbastanza solido, come vedete non cade, quindi ottimo lavoro anche da questo punto di vista. Poi abbiamo quindi qui i dischi che utilizza CrossServe quando vuole diciamo colpire dei bersagli particolari, li lancia e poi spara su questi dischi per dare traiettorie particolari appunto alle munizioni, ai colpi che non possono essere rimossi. Abbiamo questa banderola e la cintura che sono in pelle e come al solito io ho sempre l'ansia per la pelle, spero che con il tempo questa regga. Andiamo poi a vedere la fondina, che sembra la classica fondina un po' ballerina di questi membri della Bad Batch, e andando a mettere la pistola non dà proprio una grande sicurezza. Un po' non c'è un sistema di incastro, insomma, mettendo giù la pistola rimane lì, e quindi momentaneamente la toglierò per farla vedere a voi e poi andrò a metterla quando poserò la figura. Poi passiamo agli spallacci, che come possiamo vedere sul lato sinistro di CrossServe c'è questa lama, bisogna fare un po' d'attenzione, e gli spallacci sono diciamo uniti, attaccati al resto dell'armatura tramite un elastico, quindi è una cosa sia buona, cioè positiva diciamo, che negativa allo stesso tempo, perché nel momento in cui dobbiamo posare la nostra figure dobbiamo stare attenti a questa eccessiva mobilità, però allo stesso tempo ci consente appunto di fare delle pose un po' più dinamiche. Poi spostiamoci verso l'altra spalla, dove possiamo vedere appunto il logo del Clone Force 99, classici segni di usura anche sul rosso, questo sembra un rosso più simile a quello di Hunter, quindi al discorso che facevamo negli altri video, non so, nel caso recuperateli dalla playlist ragazzi, per quanto riguarda Hunter ed Echo, questo è un rosso un po' più spento diciamo, come quello dell'armatura di Hunter, mentre nell'armatura di Echo, che è un membro nuovo della Bad Batch, almeno questa è la giustificazione che voglio dare a questa cosa, e il rosso è un po' più acceso. Spostiamoci poi sulle mani e sugli avambracci, niente da dire anche qui, e verso le gambe, dove troviamo appunto la conchiglia per parare diciamo i gioielli di famiglia, parte posteriore classica protezione, poi abbiamo protezione per i quadricipiti, ginocchia e tibie, anche qui classica striscia rossa e segni di usura un po' più marcati, proprio perché è una zona diciamo più esposta, quindi bella, cioè bella pensata anche Hot Toys. E possiamo notare anche per quanto riguarda gli stivali una mobilità abbastanza completa, quindi ci consente di muovere il tutto a 360 gradi, chiedo scusa. Poi al di sotto di tutto quello che vediamo all'armatura, la figura ovviamente è rivestita con questo tessuto elastico che rende il tutto comunque abbastanza mobile e adattabile alle pose che vogliamo dare al nostro CrossServe. Quindi davvero secondo me una bellissima figura. Andiamo a vedere un attimo velocemente quelli che sono i punti di snodo, perché tanto sono i soliti ragazzi. Se vogliamo muovere le spalle, quindi abbassiamo leggermente questo spallaccio per evitare di fare casino, di graffiarlo, e possiamo vedere comunque una butterfly joint qui sulla spalla, piegamento del gomito anche oltre i 90 gradi, però non lo forzerò come al solito ragazzi, lo sapete. Stessa cosa ovviamente dall'altra parte, il torso, cioè il torace, la parte superiore del corpo può essere mossa e leggermente piegata, ma ovviamente limitata dall'armatura, e le gambe possono andare poco indietro, sempre a causa dell'armatura, ma possono venire in avanti, e ovviamente il ginocchio ha la doppia articolazione che consente di andare oltre i 90 gradi. Per quanto riguarda quelli delle caviglie, l'abbiamo già visto insieme, ed eccolo qui con LED Sculpt montato. Io sinceramente lo preferisco in questa versione, sono andato anche
a mettere il blaster, la pistola nella relativa fondina e io ho montato anche il backpack. Quindi io a me piace tantissimo in questa versione, come sapete anche Hunter ed Echo li ho esposti senza casco, sempre con il casco in mano, perché comunque il casco è una parte importante e bellissima anche da vedere, però con degli head sculpt così ben realizzati è un peccato, sarebbe un peccato non poterli esporre. Quindi per me ha più senso esporli, diciamo, senza casco indossato, ma con il casco comunque addosso o in mano o anche nelle immediate vicinanze, cosa che non potrei fare ovviamente con una testa, sarebbe un po' Se creepy. a confronto con gli altri due membri della Bad Batch finora nella mia collezione, ovvero Hunter ed Echo, come possiamo vedere, Crosshair rimane il più alto tra i tre. Differenze invece di corporatura evidenti non ce ne sono, l'unica reale differenza tra Echo e Crosshair invece rimane sempre la parte rossa dell'armatura, di un rosso molto più vivo per quanto riguarda Echo, mentre quello dell'armatura di Crosshair rimane più simile a quella di Hunter. Eccomi qui per le conclusioni di questo video, ragazzi, cerchiamo di tirare un po' le somme per questo crosshair in due parole. Allora, per me merita un buon 8,5 come figure. Al netto di qualche difetto che abbiamo visto appunto durante l'unboxing, io vedo comunque un'ottima trasposizione in quello che sarebbe una serie animata, diciamo in CGI, a quello che potrebbe essere un ipotetico live action. Ottima l'espressione dell'head sculpt, davvero va a richiamare quelli che sono i tratti caratteristici di Crosshair in un'unica espressione. Ottima anche la modularità del fucile che può essere personalizzato a nostro piacimento e le proporzioni dell'action figure in sé. Qualche piccolo problema con i peg delle mani, tutto risolto però. E c'è sempre la sensazione in questi membri della Bad Batch di avere una sorta di leggerezza, di poca solidità, però magari è una cosa mia soggettiva. Per quanto riguarda il resto, secondo me è tutto perfetto, quindi un'ottima figura, un'ottima aggiunta alla collezione. Detto questo, ragazzi, io vi consiglio come al solito di acquistare Hot Toys e anche altre action figures, statue, quello che cercate, insomma. Su Il Colosso dei Nerd, trovate il link qui sotto in descrizione e come al solito ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!